Donna o femmina? Donna è derivato ovviamente dal latino domina, presente più o meno nelle varie lingue neolatine, forme contratte, e il parallelo di dominus, quindi entrambe vengono da domus, che in latino sta a indicare casa. Se lavoriamo sui suoni d'origine, andando a ripescare le forme probabili dell'indoeuropeo, avremo questa ipotesi, cioè la d sta a indicare la luce, la mo. Il limite. E quindi in pratica abbiamo una situazione, nel caso di casa, in cui c'è una, come dire, delimitazione del mondo. Il concetto di luce ovviamente si oppone all'ombra, al buio, un luogo di luce, quindi un luogo di evidenza, di chiarezza, in cui le cose sono, come dire, abbastanza precise. Quindi creano sicurezza e la mo sta a indicare appunto il limite, cioè la definizione di questo spazio limitato di sicurezza è inevitabilmente collegata alle mura della casa. Quindi la domus è nient'altro che uno spazio, come dire, di protezione, di chiarezza, di tranquillità che ha appunto questa possibilità. Determinata dal fatto di avere dei confini precisi. Il dominus o la domina, quindi sono quelli che in qualche modo, come dire, dettano le regole all'interno di questo spazio. Non stiamo a fare ovviamente la distinzione tra maschio e femmina in questo caso, se non per ricordare che evidentemente un caso particolare, come dire, la tradizione tipicamente patriarcale poi finisce per identificare appunto la donna con colei che è anche economa, cioè in greco, colei che abita in casa, mentre il maschio va fuori. Sappiamo che l'uomo è chiaramente un organismo omeostatico che ha bisogno ovviamente di un rifugio, una tana, una grotta, un luogo di luce appunto, ma che ha bisogno anche di andare fuori per procurarsi le energie necessarie per stare poi tranquilli. E questo sappiamo che è determinato, soprattutto nella nostra storia occidentale, da questa asimmetria. Quindi c'è il dominus, ma c'è anche la domina, che nella, come dire, rappresentazione storica successiva di tanti eventi di tanti mondi, di tante comunità, significa anche confermare che comunque questa domus ha una struttura interna abbastanza gerarchizzata, in cui quindi il dominus o la domina non sono altro che la parte alta di una struttura, come dire, piramidale. Quindi la luce, la tranquillità è assicurata non solo dalla definizione verso l'esterno, ma anche da una struttura gerarchica all'interno. In sostanza è tutto tipicamente umano, cioè fa l'uomo quello che fanno gli animali, con la differenza che sa più o meno consapevolmente cosa fa e quindi gli dà anche da queste cose una struttura, come dire, di consapevole esposizione, narrazione, appunto con le parole. E qui chiaramente ricordiamo di passaggio che ogni parola in fondo è una linea, è una specie di scriptum, mettere insieme dei puntini, come abbiamo fatto adesso, la D e la M, e eventualmente ci permettono di dire questa roba qua. In quanto alla N, dominus, domina, indoeuropeo più o meno allude all'acqua e quindi indica appunto questa loro, come dire, posizione di preminenza, ma quindi anche di forza nel controllare qualcosa che nella sua liquidità è piuttosto, come dire, labile, meno facile,
da limitare. C'è anche la necessità, ovviamente, non solo, come dire, linguistica, ma anche antropologica, di contrapporre o perlomeno di confrontare la parola donna con femmina. Naturalmente, femmina, viene pure essa in qualche modo all'indoeuropeo, ed è composta da due parti, la prima fe e l'altra mina. La parte iniziale è stata spiegata dagli studiosi in due modi. O deriva da una radice feo, anzi da un verbo feo poco usato ma che è collegabile al greco sio, che significa generare, oppure, e quindi in pratica avrebbe in effetti all'origine dal sanscrito una radice dentale fa, che poi, come fanno molte labio-velari, diventa F, come appunto per esempio nel passaggio da zumos a fumus. Quindi avremmo a questo punto la radice fe più mina, che è una sorta di suffisso participiale, significa colei che fa qualcosa, diventa colei che in questo caso genera. Ma se invece ci, feo, se ci mettiamo ta, come dicevamo, evidentemente, appunto, il discorso si collega all'idea di allattare e quindi abbiamo, per esempio, la parola tetta, l'idea di colei che allatta. In sostanza, femmina è o colei che genera, fiuo, che dà vita alle persone, o colei che allatta. In entrambi i casi, evidentemente, abbiamo una sorta di distinzione naturale, una descrizione in effetti, che la donna oggettivamente è quella che fa nascere ed è quella che poi allatta i figli. Nel momento in cui quindi storicamente si ha il passaggio da femmina a donna, cioè si ha cronologicamente una successiva, progressiva sostituzione della parola femmina con donna, è evidente che è successo qualcosa, ovvero c'è stata la conquista da parte appunto di quelle che oggi chiamiamo donne di una posizione di maggiore rispetto sociale proprio nel passaggio fondamentalmente dalla famiglia patriarcale a quella nucleare. Nella famiglia patriarcale è chiaro che la struttura gerarchica è estrema, nella famiglia nucleare, ovvero monogamica, abbiamo inevitabilmente una situazione sempre di asimmetria, probabilmente anche, come dire, consapevole, ma sicuramente una maggiore evidenza del fatto che in qualche modo la struttura che chiamiamo casa si lega alla coesistenza, una sorta di diarchia in cui il maschio e la femmina sono entrambi domini, ma appunto pur con responsabilità diverse, egualmente padroni. E quindi progressivamente si assiste alla, come dire, subordinazione del sostantivo femmina a favore del sostantivo donna. Naturalmente non basta che una persona venga chiamata femmina o donna perché le cose reali siano corrispondenti.